nuovo incontro per Together We Change. Esistono dei criteri per redigere un report di sostenibilità? Domanda che abbiamo rivolto a Luca Bianchi. Dunque, ci sono ovviamente, proprio affinché le organizzazioni non realizzassero dei report di sostenibilità, ognuno seguendo dei criteri, diciamo, soggettivi, quindi dei criteri personali per ciascuna organizzazione, ci sono degli standard internazionali, ad esempio nel caso di Lucefin noi abbiamo utilizzato un framework di riferimento che è il framework IR, che sta per Integrated Reporting, cioè report integrato, e che si basa altrettanto su altri standard sempre internazionalmente riconosciuti. Quindi la cosa che io suggerisco quando si affronta un progetto che porti alla redazione poi di un report di sostenibilità è di basarsi su degli standard internazionali, o comunque seguire quello che sono, diciamo, delle regole che sono indicate in modo abbastanza chiaro. Considerate che a seconda delle aziende, ci sono delle aziende più piccole che sono diventate ad esempio delle società benefit. Società benefit non hanno l'obbligo per legge di redare questi report di sostenibilità seguendo questi framework internazionali, degli standard internazionali, ma devono comunque redigere un report di impatto, facendolo anche lì seguendo delle regole che sono stabilite dalla legge.